Terzino sinistro dell'Atalanta che segue ovunque Shop. Pallone gettato nella mischia, sale Tare, sponda, Baggio, 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 si gira, Baggio, rete! Roberto Baggio, mezz'ora del secondo tempo, 3-2. È la soluzione. Ecco Mazzone che sta litigando ancora con qualcuno. Volevo dire, è la soluzione, palla alta in aria perché il PS sta rincorrendo. Tare fa da assist di testa e Baggio che nelle vicinanze cerca di colpire come ha fatto molto bene. Si è appoggiato molto bene sull'avversario, guarda qua, guarda Baggio come si appoggia all'avversario, non gli dà la possibilità di intervenire, si gira e fa il gol. È la doppietta di questo grande giocatore, amici, esperienza, guardate qua, la categoria. Attenzione all'attacco dell'Atalanta, partita bellissima, 5 gol, doppietta di Baggio che per il momento ha aperto i conti. Una mischia paurosa, arriva Collina che vuole vederci un po' più chiaro, invita tutti a stare calmi. Baggio alla rincorsa, 46-50 nel secondo tempo, vince l'Atalanta, 3-2. Punizione per Baggio, il cross morbido in mezzo, deviazione! Oh! Si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta e adesso va a dedicare a loro il gol del tre pari. Vediamo Collina, vediamo Collina. Sicuramente o è espulso o ha morito, una cosa del genere. Vediamo cosa fa Collina. Attenzione a Collina. Si è preso la soddisfazione lui perché voleva assolutamente. Comunque ho l'impressione, Antonio, che il gol è di Baggio, non vorrei sbagliarmi. Ecco qua, espulso, sì. Espulso Mazzone, forse. Sì, 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 espulso Mazzone, si è fatto tutto il campo. È contento. Un boato saluta l'uscita di Mazzone. Rivediamo, Baggio, dentro, attenzione a Calori. Tocca Rinaldi, autogol di Rinaldi. È finita la partita, 3-3 tra Brescia e Atalanta. Ci sono code polemiche, è stato un derby straordinario. Un derby bellissimo che il Brescia acciuffa per i capelli. Autorete di Rinaldi proprio all'ultimo minuto e poi la corsa di Mazzone che resterà nella storia del derby. Mazzone è diventato l'idolo della tifoseria del Brescia, naturalmente per questa corsa che sicuramente gli costerà qualcosa in termini disciplinari, però Mazzone non è riuscito a controllarsi. Tutto intorno a Baggio, è stato lui il grande artefice della rimonta, 2 gol per lui e poi la punizione che ha portato all'autorete di Rinaldi.